Ci troviamo negli splendidi giardini della villa. I Salviati si ispirarono ai giardini delle Ville Medice e alle indicazioni che Leon Battista Alberti dava ai signori per l'edificazione delle loro ville suburbane. Dovevano essere sopraelevati, godere di un bel paesaggio, essere soleggiati. Ma in una società di mercanti e banchieri questi non potevano essere solo luoghi di svago, ma anche luoghi di produzione che producevano reddito. E così, accanto ai prati, per giochi e banchetti si stendevano poi gli orti con pollai, con le stalle e oltre i campi coltivati a grano e ceci, dove oggi si trova un affascinante giardino all'inglese con romantici laghetti. L'armonioso cortile ha come modello il cortile che Michelozzo aveva realizzato per Cosimo il Vecchio a Palazzo Medici Riccardi a Firenze. In alto 14 grandi tondi in terracotta del rustici. I soggetti sono tutti ispirati a rilievi antichi che proprio in quegli anni venivano riscoperti a Roma. Intorno una decorazione a grottesche, genere ispirato dalla Domus Aurea di Nerone, realizzati con la tecnica del graffito che meglio resisteva all'aperto. Negli intrecci delle grottesche, gli emblemi dei Medici e dei Salviati testimoniano il loro forte legame, nonché la ricchezza e la cultura di Jacopo Salviati. La cappella è il tesoro di Villa Salviati e il centro visivo è il paliotto in marmo con l'Annunciazione del Rustici, dove l'artista cerca di trasferire nel marmo le ricerche sullo sfumato e sulla resa dei moti dell'animo del suo amico Leonardo da Vinci. Sullo sfondo un grande arco di trionfo all'antica. In alto un tondo con una Madonna e il Bambino, circondata poi da angeli in stucco con le ali dorate. Sulle pareti, tra le grottesche, si intrecciano gli emblemi della famiglia Medici e Salviati. Nella volta, interamente affrescata, 15 riquadri con figure di santi, che probabilmente celebrano il matrimonio di Lucrezia de' Medici, figlia di Lorenzo il Magnifico, con Jacopo Salviati. La cappella è una preziosa testimonianza della cultura artistica all'inizio del Cinquecento, iperdecorata e modernamente all'antica. Questa è la sala della conchiglia, che prende il nome dalla grande conchiglia bianca posta nella nicchia. L'ambiente risale alla metà dell'Ottocento, quando la villa apparteneva a Matteo De Candia, in arte Mario, famosissimo tenore che aveva calcato le scene dei teatri più importanti d'Europa, San Pietroburgo e New York. In questo piccolo ambiente De Candia cantava per i suoi ospiti internazionali, spesso di idee risorgimentali, e il suono della sua bellissima voce si riverberava nella conchiglia e allietava i suoi ospiti. Il fasto che i Salviati mantennero nel corso dei secoli è testimoniato dalla costruzione di queste grandi grotte sotterranee. Siamo all'inizio del Settecento e questi ambienti erano pensati per trascorrere qualche ora al fresco durante l'estate, ma anche come luoghi bizzarri per stupire gli ospiti, anche con improvvisi giochi d'acqua. Il fondo della grotta è interamente ricoperto di stalattiti e rocce calcaree che nascondono l'architettura, ricreando artificialmente la natura.